La polizia tedesca è avara di dettagli sull'attacco avvenuto in un cinema di Viernheim giovedì pomeriggio. Nessun ferito, ma tanta paura in questa tranquilla cittadina della Germania sud-occidentale, dove un uomo mascherato ed armato ha fatto irruzione in un multiplex. L'uomo, che è stato ucciso dagli agenti del reparto speciale della polizia, ha sparato con una pistola non letale, caricata con cartucce di gas lacrimogeno, ed ha preso con sé degli ostaggi. Il racconto del portavoce della polizia dell'Assia. Abbiamo disposto un grande spiegamento di forze, mobilitando tutti gli agenti disponibili. Tutto è successo velocemente. All'inizio non era chiara l'entità della minaccia. Le forze speciali hanno operato come al solito. Uno degli ostaggi, un dipendente del cinema, ha raccontato che l'uomo gli ha puntato l'arma direttamente alla testa. Gli inquirenti escludono comunque il movente terroristico. L'azione sarebbe opera di uno squilibrato isolato, ma altri particolari riguardo all'identità del responsabile non sono stati ancora rivelati.